prime clamorose verità sull'Airbus precipitato sulle Alpi francesi. Dopo aver analizzato la scatola nera, la procura di Marsiglia ricostruisce così gli 8 drammatici minuti prima del disastro. Il copilota era solo ai comandi fino all'impatto, non ha risposto ai messaggi, non ha dato l'SOS, ha distrutto volontariamente l'aeroplano. L'uomo 28 anni di nazionalità tedesca ha impedito al comandante di rientrare nella cabina. Nelle registrazioni audio le urla dei 144 passeggeri. Suicidio, kamikaze, non è stato un attentato terroristico, dice il PM. La crisi nello Yemen precipita nel conflitto armato internazionale. Stanotte aerei sauditi hanno bombardato le postazioni dei ribelli sciiti nel sud del paese. Anche l'Egitto coinvolto nell'azione militare nella quale sono stati impiegati 100 caccia e 150.000 soldati. L'Iran reagisce, condanna duramente l'attacco. Il presidente sunnita sarebbe fuggito via mare dalla sua residenza ad Aden. Gli Stati Uniti danno appoggio logistico alla coalizione antisciita. Dopo le polemiche sul decreto antiterrorismo per via di una norma per l'accesso libero ai computer di sospetti jihadisti, interviene Renzi che la stoppa e impone lo stralcio del testo. Il ministro Alfano aveva spiegato che riguarderà solo i reati di terrorismo e con un punto di equilibrio tra sicurezza e privacy. Lo stesso titolare degli interni fa sapere che da fine dicembre sono state espulse 25 persone sospette, 9 di loro sono tunisini. Anticorruzione, iniziate al Senato le votazioni sulla nuova legge che inasprisce le pene e allunga la prescrizione. Il ministro Orlando lancia un appello all'unità di tutti i partiti e chiede l'approvazione sollecitata del testo. Questa è un'emergenza nazionale che si fa coinvolgere e tradisce il paese, dice. Ma Forza Italia attacca, norme aberranti. 5 Stelle parlano di testo svuotato dagli emendamenti del governo e chiedono al presidente Grasso di ritirare la sua firma dal provvedimento. Una clamorosa svolta nelle indagini sulla tentata rapina di ieri nel supermercato di Ottaviano, vicino Napoli. I rapinatori sono 2 carabinieri fuori servizio che sono stati arrestati e sono ora accusati anche di omicidio volontario. Tragico il bilancio della vicenda, finita con sparatorie, inseguimenti. Sono 7 i feriti, 1 morto, il figlio 28enne del proprietario. Buongiorno dal TG della 7, allora benvenuti a questa edizione del telegiornale che vede in primo piano gli sviluppi dell'inchiesta sull'aereo della Germanwings che è caduto sulle Alpi francesi mentre volava da Barcellona a Düsseldorf con il suo carico di vite umane, 150 persone. Drammatica la verità che la scatola nera ritrovata, le scatole nere ritrovate, di cui una ancora appunto interpretabile, delle 2 mentre l'altra distrutta, danno una versione dei fatti che è di ora in ora sempre più agghiacciante, perché il procuratore di Marsiglia sta raccontando proprio i pezzi di un'incredibile verità. Il copilota deliberatamente fatto schiantare l'aeroplano per tutto il tempo, un lunghissimo tempo intercorso, forse 8 minuti, il comandante di fatto chiuso fuori dalla cabina ha tentato disperatamente di rientrarvi. È stato il copilota a far schiantare l'aereo. La rivelazione clamorosa è arrivata poco fa da parte del procuratore della Repubblica di Marsiglia, che ha diffuso i risultati dell'esame della prima scatola nera ritrovata. Per i primi 20 minuti i piloti parlano normalmente, poi il comandante comincia a preparare il piano di atterraggio verso Düsseldorf. Il copilota risponde laconicamente, ha detto il procuratore. Poi si sente il rumore di una porta che si apre e si chiude. È il comandante che è uscito, dice ancora il procuratore. Il copilota è solo e allora volontariamente
immediatamente avvia la procedura di discesa dell'aereo, la procedura che non aveva nessuna spiegazione logica. È quindi il comandante da fuori che cerca di rientrare nella cabina, che chiama ripetutamente senza avere risposta. Si sente il respiro del copilota, normale, non sembra che abbia problemi. Blocca la porta dall'interno e continua ad abbassarsi senza rispondere alle richieste dei controllori di volo sia a quelle degli aerei vicini. Il copilota quindi ha rifiutato di aprire la porta e ha attivato la procedura di perdita di altitudine per una ragione che finora ignoriamo completamente, ma che fa pensare al desiderio di distruggere l'aereo volontariamente. È nella cabina di pilotaggio quindi la chiave della tragedia. Era stato il New York Times a svelare le prime indicazioni fornite dall'unica scatola nera finora recuperata, quella che registra le voci e i rumori dentro la cabina, appunto. Dell'altra, quella coi dati di volo, per ora si è ritrovato solo l'involucro esterno. Del secondo pilota sappiamo pochissimo, solo il quotidiano tedesco Bild stamattina aveva rivelato il suo nome, Andreas Lubitz, giovane originario di Montabaur, nella Renania Palatinato. Era stato addestrato a Brema ed era stato assunto nel settembre del 2013, la compagnia aveva poco più di 600 ore di volo. La sua vita familiare e professionale ovviamente viene ora riesaminata. Ma perché il comandante non è riuscito a rientrare? Dopo l'11 settembre le procedure di sicurezza sono state rafforzate, i piloti hanno persino a disposizione una toilette riservata accanto ai comandi. Per entrare nella cabina si deve comporre un codice, si deve avere via libera dall'interno. C'è anche, come comprensibile, un secondo codice di emergenza per sbloccare il passaggio dall'esterno nel caso di un malore, ma usando questa semplice leva all'interno, se si vuole, si può bloccarla. Questo ha fatto il copilota, ancora nessuno sa perché. Non ha pronunciato parola in quegli 8 lunghissimi minuti prima di uccidere 150 persone. 8 lunghissimi minuti prima di uccidere 150 persone. C'è una delle dichiarazioni, non so se possiamo adesso vedere le immagini della conferenza del procuratore di Marsiglia in corso, una non può essere davvero sottovalutata in queste ore. Il procuratore di Marsiglia a un certo punto ha detto: un suicidio, capisco questa domanda, ma ci si suicida da soli, non quando si ha la responsabilità della vita di 150 persone. Per questo non ho usato il termine di suicidio. Infatti, anche quando lo dicevamo nei titoli, era seguito da un grande punto interrogativo. E questa è la foto del 28enne copilota, di Andreas Lubitz, 630 ore di volo alle spalle, il copilota che avrebbe appunto fatto precipitare volontariamente l'aeroplano Germanwings. Questo per ora è quello che possiamo dirvi, molto di più saprete nel TG Cronache, che inizierà subito dopo questa edizione del telegiornale, che sarà ampiamente e interamente dedicato a questo argomento. E intanto precipita in conflitto armato la crisi nello Yemen, con aerei sauditi che bombardano le postazioni dei ribelli sciiti nel sud del paese. Vediamo. Dice questo residente di Sana'a: qui viveva la famiglia Suleiman, ora sono tutti dei martiri dei bombardamenti sauditi. Non siamo in grado di tirarli fuori da lì. Abbiamo sentito una voce, ma non sappiamo se c'è qualche superstite. Un'operazione militare senza precedenti, quella intrapresa dall'Arabia Saudita. Tutte le forze armate in campo, 150.000 uomini, e dopo una notte di bombardamenti dalla capitale yemenita arrivano le prime vittime, 13, e tutte civili a quanto pare. Una costante dei conflitti moderni. Comunque, se non è una guerra vera e propria, bene, ma le assomiglia molto. Schieramenti chiari: da un lato gli sciiti, yemeniti, ribelli di Houthi appoggiati da Siria ed Iran, dall'altra i sunniti del presidente Hadi, cacciato dalla capitale Sana'a, poi assediato ad Aden e a cui ora sta correndo in aiuto la coalizione detta dei volenterosi, un cartello sunnita a guida saudita con al seguito mezzo Medio Oriente, Giordania, Egitto, Bahrain, Emirati, Sudan, Qatar e Marocco. Il presidente yemenita Hadi è ora di buon umore, come recita letteralmente un comunicato del suo entourage, confortato dall'entrata in scena degli sceicchi di Riyadh. Insomma, la guerra per procura è di stampo interreligioso oltre che economico. Ora diventa guerra in prima persona per molti dei paesi coinvolti. Una guerra forse lampo, scattata dopo aver informato gli Stati Uniti e ricevuto appoggi logistici e di intelligence da Washington, a cui stanno dando supporto anche Gran Bretagna e Turchia, mentre il Pakistan è in attesa di un invito saudita a far parte della cordata antiscita, contro cui è fortemente critico il fronte russo-iraniano. Mosca vuole l'immediata sospensione di ogni attività militare. Teheran, tra le righe, insinua che la scelta di bombardare rappresenta un passo estremamente pericoloso per l'intera regione mediorientale.
Altre 23 persone sono state arrestate a Tunisi in relazione all'attacco al museo del Bardo dello scorso 18 marzo. Il ministro dell'interno tunisino ha spiegato che è stato smantellato l'80% della cellula responsabile dell'azione. Poche ore prima era stato infatti catturato il capo del gruppo considerato il mandante e l'ideatore dell'attacco. Si tratta di un tunisino residente abitualmente in Belgio che avrebbe avuto rapporti prima con Al-Qaeda e nelle ultime settimane con l'ISIS. E sale l'allarme dopo che è stato scoperto in Italia un nucleo riconducibile alle cellule jihadiste. La notizia della cellula jihadista smantellata a Brescia e le indagini della direzione distrettuale antimafia di Palermo sugli sbarchi in Sicilia mettono in fermento una parte dell'opinione pubblica e della politica italiana. Quella più intransigente in tema di integrazione, che non accetta che un italo marocchino pronto ad arruolare adepti da inviare in Siria al fianco dell'ISIS possa avere il passaporto italiano e che dietro i barconi di profughi sulle nostre coste non ci siano solo bande di criminali, ma anche l'ombra del califfato di al-Baghdadi, come ipotizzano i magistrati siciliani. Polemiche già note, ora cavalcate da una parte della destra e soprattutto dalla Lega Nord. Che le costose operazioni di Mare Nostrum avessero contribuito a finanziare l'ISIS, noi l'abbiamo sempre denunciato, ha tuonato il leghista Roberto Calderoli, che ha chiesto al governo di cambiare strategia una volta per tutte in tema di immigrazione e integrazione. Il segretario Salvini aggiunge: siamo messi male, con un ministro dell'interno che dichiara un giorno l'Italia non corre rischi e il giorno dopo invece ci sono arresti e perquisizioni. Ma per Angelino Alfano non c'è alcuna prova emersa fino ad oggi della presenza di terroristi tra i migranti che arrivano nel nostro paese. Certo, ha detto il ministro, sui controlli per identificare chi entra in Italia l'attenzione deve essere sempre al massimo e per questo, sostiene, serve una squadra speciale deputata solo all'antiterrorismo con corsi d'addestramento ad hoc. E le premesse, secondo il titolare del Viminale, ci sarebbero tutte, visto il grado di efficienza del servizio d'analisi antiterrorismo e il lavoro svolto dalla Procura di Brescia con gli arresti di ieri e la contestazione per la prima volta in Italia del reato di arruolamento con finalità di terrorismo. Insomma, prevenire per evitare il peggio, questa la linea del governo, con un'attenzione speciale anche alle espulsioni di cui il ministro ha fornito i numeri. Dalla fine di dicembre a oggi, nell'ambito del contrasto all'estremismo islamico, sono già stati espulsi dall'Italia 25 soggetti sospetti: 9 tunisini, 6 marocchini, 3 pakistani, 2 egiziani, 2 kosovari, un turco, un franco tunisino e un franco algerino. E chiaramente i rimedi giuridici e legali bisogna prenderli in una fase di questo genere, anche se fa molto discutere quella prova di forza contenuta nel decreto antiterrorismo che legittimerebbe le intercettazioni ad ampio spettro, libere praticamente di fatto, nei computer di soggetti rispetto ai quali c'è il timore che possano appartenere a qualche organizzazione terroristica. Dopo tante perplessità e polemiche arriva lo stop. Il Presidente del Consiglio ha chiesto e ottenuto lo stralcio del passaggio che consente di frugare dati e documenti nei computer dei cittadini come previsto nel provvedimento antiterrorismo in discussione alla Camera. Il passaggio in questione toccava un tema delicato che riguarda i diritti, privacy e sicurezza e che verrà affrontato in maniera più complessiva, viene spiegato, all'interno del provvedimento sulle intercettazioni già in esame in Commissione. Il decreto emesso dal Governo il 18 febbraio scorso prevede una serie di misure urgenti per il contrasto del terrorismo. Il testo di base considerava una serie di aumenti di pena per l'addestramento e attività con finalità di terrorismo, per l'istigazione a delinquere e a commettere dei delitti contro lo Stato e per i reati di apologia, quando commessi attraverso strumenti informatici o telematici, soprattutto in caso di crimini contro l'umanità. Stamattina il fermi tutti, poi se ne riparlerà, ha detto Filippo Bubbico, viceministro dell'Interno, che ha precisato: rimane confermata la volontà del Governo sul rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto al terrorismo, oggi più che mai urgenti e necessarie, ma si ritiene che tale norma debba essere trattata nell'ambito del provvedimento sulle intercettazioni telefoniche. Appena qualche ora prima il ministro dell'Interno Angelino Alfano aveva dichiarato: abbiamo previsto la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di accedere ed eventualmente spegnere i siti web attraverso i quali si veicola un messaggio di radicalizzazione violento. Questo aveva detto il ministro perché i social sono utilizzati dai terroristi per il reclutamento.
Con il decreto l'autorità giudiziaria potrà entrare nei telefonini o nei personal computer per controllare l'attività da remoto. Dichiarazioni che avevano sollevato subito le proteste del Movimento 5 Stelle, ma che con lo stop di Renzi sono durate lo spazio di qualche ora. E intanto sono iniziate a Palazzo Madama le votazioni su una nuova legge di contrasto alla corruzione che tra le altre norme contiene quella che allunga i tempi nell'ambito dei quali un reato poi può essere prescritto e dunque decadere, una norma questa che sta facendo molto discutere. Tutte le forze politiche devono essere unite contro l'emergenza corruzione. L'appello arriva dal ministro della giustizia Andrea Orlando durante la sua replica in Senato questa mattina, dove è ripreso l'esame del DDL anticorruzione. In questo momento storico chi si fa corrompere tradisce il paese, ha detto il guardasigilli, sicuro che ci sono tutte le condizioni per fare un significativo passo avanti purché si smetta di fare propaganda. Se continuiamo con polemiche di carattere pretestuoso, se continua la logica del più uno, se continua la logica di smarcarsi rispetto al singolo punto sul quale non si è d'accordo, trasmettiamo un messaggio implicito all'opinione pubblica, che diciamo che si tratta di un'emergenza di carattere nazionale, ma poi si preferisce in fondo provare a lucrare qualche voto piuttosto che affrontare e realizzare questa emergenza di carattere nazionale. Dopo le aperture di due giorni fa sul DDL prescrizione alla Camera, il ministro Orlando prova a rassicurare e a tenere compatto il fronte dei senatori della maggioranza, soprattutto quelli di NCD, che mercoledì prossimo si pronunceranno definitivamente sul provvedimento. Un voto più volte rimandato, troppi rinvii mettono a rischio la democrazia, aveva avvertito ieri il presidente Pietro Grasso, e sul quale hanno pesato anche le tensioni con il partito di Alfano, innescate dalle dimissioni di Maurizio Lupi. NCD è infatti deciso a far valere i propri numeri a Palazzo Madama. Una questione più politica che di merito, visto che sui contenuti del testo, a differenza di quello sulla prescrizione, c'è piena sintonia. L'approvazione del DDL è un traguardo finale sul quale Area Popolare si è impegnata con serenità e senso di responsabilità, assicura il capogruppo al Senato Renato Schifani. A dare battaglia ci pensa però Forza Italia, con continui interventi al voto degli emendamenti, soprattutto contro l'aumento minimo delle pene per corruzione, definito aberrante. Anche il Movimento 5 Stelle è sulle barricate dopo che la maggioranza in aula ha bocciato l'emendamento che prevedeva il DASPO per i condannati per corruzione. Un emendamento presentato dai grillini e invocato dallo stesso Premier, ha detto il capogruppo in Commissione Giustizia al Senato Enrico Cappelletti. Grasso dovrebbe togliere la sua firma da quel disegno di legge se veramente tiene ad una legge anticorruzione, perché quella è stata svuotata e svilita, commenta il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. E non ci sarebbe in vista nessun ritocco per la legge elettorale, nonostante le richieste che da più parti si levano anche all'interno del Partito Democratico. Lorenzo Guerini ribadisce: stop alle modifiche alla legge elettorale. Non faremo un conclave sulle riforme, dice il vice segretario del Partito Democratico in un'intervista a Repubblica, rispondendo alla sinistra del PD che chiede di ridiscuterle. L'Italicum l'abbiamo già modificato insieme al Senato, ora è un testo equilibrato, continua Guerini. Arriva un momento in cui si decide, spostando sempre l'asticella, rischiamo di non arrivare a una conclusione. E avverte, sarebbero dei pazzi coloro i quali nel PD immaginassero iniziative per contrastare il governo guidato dal segretario del partito di cui fanno parte, non sarebbero in linea con i nostri elettori e militanti, oltre che con gli interessi del paese. Matteo Renzi vuole approvare la nuova legge elettorale prima delle regionali. La convocazione lampo della direzione del Partito Democratico per lunedì prossimo, con all'ordine del giorno proprio l'Italicum e la riforma del Senato, è un chiaro messaggio alla minoranza che si apprestava a chiedere la convocazione dei gruppi parlamentari per proporre nuovi emendamenti. Il Premier segretario potrebbe chiedere alla direzione, in cui ha una maggioranza solidissima, di approvare un documento che impegni deputati e senatori a non proporre nuove modifiche. Un modo per disinnescare la battaglia sul filo del voto al Senato, dove il governo ha numeri risicati. Così ci portano alla spaccatura, commenta Pippo Civati. Ma la sfida di Renzi è anche nei confronti dell'NCD, in fibrillazione dopo le dimissioni di Maurizio Lupi da ministro delle infrastrutture. Angelino Alfano vuole difendere lo spazio del nuovo centrodestra nel governo, anche per placare i malumori interni. Punta su un mini rimpasto, è deciso a far pesare i voti del suo partito a Palazzo Madama, consapevole che se i passaggi cruciali sull'Italicum ci saranno prima delle elezioni regionali, molto difficilmente si ricostruirà l'asse sulle riforme tra PD e Forza Italia.
Abbiamo l'ISIS in casa e Renzi blinda l'Italicum, ironizza il capogruppo alla Camera degli Azzurri Renato Brunetta. Avrebbe tutto in mano, avrebbe i candidati, la nomina dei candidati del suo partito, avrebbe il premio di maggioranza al suo partito, con una sola Camera deciderebbe tutto e con il Senato a fare da ruota di scorta. Un uomo solo al comando, a prendere tutte le posizioni istituzionali e governare per i prossimi 20-30 anni. La fine della democrazia. E siamo adesso a un fatto di cronaca che contiene un'incredibile verità. Due carabinieri in congedo sarebbero loro gli autori della rapina, peraltro non riuscita ieri in un mercato vicino a Napoli. Piantonati in un ospedale a Salerno, i due carabinieri rapinatori protagonisti della lunga scia di paura, pallottole e sangue che ieri ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre sette sono da ieri notte in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario, rapina aggravata e tentato omicidio plurimo. In attesa che il GIP convalidi gli arresti comincia a delinearsi lo scenario da Far West vissuto ieri da Ottaviano, paese dell'entroterra vesuviano, regno di Raffaele Cutolo, ex capo della nuova camorra organizzata. È l'ora di pranzo quando i due, entrambi appartenenti al battaglione di Mestre ma fuori servizio, entrano in un supermercato. Con le armi in pugno e a volto coperto tentano di agguantare tutto ciò che era in cassa, 1.300 euro. Due ragazzi romeni, impiegati del market, si avventano contro i rapinatori e non si tirano indietro nemmeno quando si comincia a sparare. La fuga dei banditi in macchina non mette fine alla vicenda. I due romeni, raggiunti dai figli del titolare del supermercato, cominciano a inseguirli mentre altri dipendenti si uniscono alla caccia. Due auto, otto persone sulla provinciale vesuviana a tutta velocità per inseguire la station wagon dei due carabinieri rapinatori. Speronamenti, testa coda e la corsa finisce. È un attimo, escono tutti dalle macchine, esplode la rissa, si torna a sparare. Forse anche gli inseguitori sono armati. Rimangono a terra in 10. Pasquale Prisco, 28 anni, uno dei figli del proprietario del supermercato, muore nella notte dopo un disperato intervento chirurgico. Le condizioni degli altri feriti, compresi i due carabinieri. Claudio Vitale, 41enne di Cercola del Napoletano, e Jacopo Nicchetto, 33enne, veneto di Chioggia. La loro azione rappresenta una macchia grave per l'arma che già ieri sera, mentre appariva sempre più chiaro che i due militari erano lì come aggressori e non come salvatori, ha decretato la sospensione immediata dal servizio. E potrebbe proseguire con un altro colpaccio lo shopping cinese della potenza economica definita spesso il dragone, che stanno comprando parecchie realtà imprenditoriali italiane. Forse in vista c'è qualche altro importante acquisto, ma vediamo un po' le ipotesi sulle prossime mosse. Dopo il passaggio di Pirelli nelle mani del dragone cinese, ora anche Pininfarina, un'altra azienda simbolo nel mondo del Made in Italy automobilistico e non solo, potrebbe guardare verso Oriente. Quelle che fino a ieri erano solo indiscrezioni oggi hanno trovato una conferma. Con una nota sollecitata dalla Consob, l'azienda infatti ha ammesso che l'indiana Mahindra & Mahindra, maggiore costruttore di SUV e pick-up e tra i più importanti clienti di Pininfarina, ha manifestato un interesse, anche se, ha precisato, non esistono ancora accordi vincolanti di qualsiasi natura tra le parti che prefigurino un'operazione di acquisto della società. Come dire, la trattativa esiste, va avanti, ma non è ancora nella fase conclusiva. Anche perché è una trattativa difficile. Pincar, il socio che controlla il 76% di Pininfarina, il marchio nato a Torino 85 anni fa e che ha disegnato le carrozzerie delle auto più belle della storia automobilistica, ha ricordato che non si può chiudere a prescindere dall'approvazione dei 13 gruppi bancari, creditori e pignoratizi delle sue azioni in Pininfarina. Intanto ieri la borsa ha gradito la notizia dell'imminente acquisto e infatti ha fatto salire il titolo al 26%. Oggi invece il titolo è, come si dice in gergo, sull'ottovolante, su e giù fino alla sospensione per eccessiva volatilità. Ma è una giornata no per quasi tutte le piazze europee, caratterizzata da pesanti vendite. I prezzi delle materie prime, petrolio in primis, invece sono saliti. Sulle quotazioni dell'oro nero pesa il massiccio bombardamento dell'Arabia Saudita nello Yemen, che ha portato il Brent poco sotto i $60 al barile, mentre quello americano è intorno ai $52.
E per lo sport della Formula 1 ritrova uno dei suoi più famosi protagonisti. Fernando Alonso correrà domenica il Gran Premio della Malesia, un mese dopo l'incidente con la sua McLaren. Il ritorno di Alonso adesso è ufficiale. A Sepang ci sarà anche il due volte iridato della McLaren, che questa mattina ha ottenuto l'idoneità dalla Federazione Internazionale. Fernando riprende il volante dopo l'incidente dello scorso 22 febbraio, ma restano i dubbi sulla dinamica e sulle conseguenze dell'impatto contro il muretto di Montmeló. Non mi svegliai credendo di essere nel 1995 e nemmeno dicendo cose strane, spiega il pilota spagnolo, costretto a saltare il primo Gran Premio della stagione in Australia. Sono sempre stato vigile. Per i medici la successiva perdita di coscienza è normale, dovuta ai farmaci per il trasporto in elicottero e gli esami in ospedale. Alonso conferma dunque il vuoto di memoria, respingendo però quanto scritto fino a questa mattina da alcuni quotidiani, e cioè che l'ex campione della Ferrari pensava di trovarsi in una località balneare delle Asturie, dove andava con la famiglia da ragazzino, e che non ricordava di essere un pilota di Formula 1 né di essere stato ricoverato a Barcellona subito dopo il botto nei test di preparazione al Mondiale. Eppure era stato lo stesso Alonso, qualche giorno dopo l'uscita di pista, a sdrammatizzare le indiscrezioni della stampa internazionale, lanciando l'hashtag "Dove vi siete svegliati oggi", che aveva scatenato la fantasia dei suoi tifosi. Oggi invece l'asturiano ha poca voglia di scherzare, pretende di sapere la verità su quanto accadutogli il mese scorso. La McLaren ha sempre sostenuto che l'incidente di Montmeló sia stato provocato da un colpo di vento. La tesi però non convince quasi nessuno. Alonso sospetta un problema meccanico sulla vettura, sempre negato dal team, escludendo di essere stato vittima di un malore. Non ho ricevuto una scossa elettrica né un trauma improvviso, sottolinea lo spagnolo. Si è verificato un problema allo sterzo. Ho frenato, ma i dati non ci dicono tutto. Di sicuro non è stato il vento. Nemmeno un uragano può spostare una vettura in pista. Aspettando la verità, Alonso riparte da Sepang e dalla Malesia per riprendersi il tempo perduto. Ed è il momento di fare una breve pausa per la pubblicità. Ci ritroviamo tra poco. Restate con noi. Il telegiornale torna alle ore 20 con l'edizione condotta dal direttore Enrico Mentana. Adesso c'è il TG Cronache con Caterina Bizzarri, ospiti, e ancora l'approfondimento sulle ultime sviluppi dell'inchiesta relativa all'aereo caduto nello spazio di sorvolo francese della Germanwings. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.